Mauro Franco presenta Esilio in Costa Azzurra a Bordighera. Ho sentito l'esilio in Costa Azzurra, dunque ambientato nel 1971, nell'estate del 1971. L'evento storico è quando i Rolling Stones sono emigrati, diciamo, per quell'estate in Francia perché hanno dei problemi col fisco inglese, per farla breve. Nella villa Nelcott, che c'è a Villefranche-sur-Mer, presa in affitto da Keith Richards, è stato registrato il successivo disco, Exile on Main Street, no? Che porta nel titolo anche la parola Exile, quindi esilio. È un romanzo, non è un saggio. Diciamo, l'idea è quella di introdurre nella villa un personaggio estraneo, inventato in questo caso, che impatta fortemente sulla vita nella villa, quindi le relazioni tra i musicisti e l'entourage e sulla registrazione dei pezzi. Quindi il sottotitolo comandò veramente un po' una buttata che ho inventato per dire una scusa per entrare in quella villa mitica e immaginare che qualcuno abbia fatto in modo che le cose non sono andate così come ce l'hanno raccontate. Ovviamente è tutto inventato, così una sorta di omaggio a questa grande rock band e un modo per partecipare in qualche modo anch'io a questi eventi lontani, a quei quali ovviamente non ho partecipato.